Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi facciamo un tuffo nel passato. Vi vorrei far vedere gli album di figurine che andavano di moda tra gli anni 80 e gli anni 90. Io in quel periodo andavo alle elementari, poi nei primi anni 90 sono andata alle medie e diciamo che andavano molto di moda questi album di figurine. Io non so come sia adesso, però quando andavo a scuola io, fuori dalla scuola c'erano dei ragazzi che diciamo davano in omaggio un album di figurine con un pacchetto di figurine da attaccare e poi se si era interessati si andavano a comprare tutte le altre figurine. Ce n'erano tanti, però in particolare quelli che sono piaciuti tanto a me sono quelli che adesso vi mostro e ai quali sono più affezionata. Parto con il mio preferito, che non mi è stato dato in realtà davanti alla scuola, ma me lo hanno comprato i miei genitori ed è quello di Cenerentola. Io andavo all'asilo, forse ero negli ultimi anni dell'asilo o forse i primi anni delle elementari. Comunque questo è stato il primo album di figurine che io ricordo di aver avuto ed è anche il mio preferito perché Cenerentola è sempre stata la mia favola preferita. Io prima di andare all'asilo chiedevo a mia nonna che mi accompagnava di leggermi almeno tre fiabe, tra cui Cenerentola era sempre fissa, quindi io tutte le mattine volevo ascoltare la favola di Cenerentola. Ho visto il film milioni di volte. Pensate che quando io ero piccola non esistevano i DVD e quindi per avere il film di Cenerentola, potermelo guardare a casa, eravamo riusciti ad averlo su una videocassetta piratato, quindi una cosa proprio che a quei tempi lì non era normale come adesso che si va su internet e si scaricano i film. Ai miei tempi era molto più difficoltoso riuscire ad avere un film. E non erano usciti in vendita ancora questi cartoni animati, quindi Cenerentola si poteva andare a vedere soltanto al cinema. E a me piaceva tanto, io volevo questo film, insomma, eravamo riusciti ad avere questa copia piratata che si vedeva tra l'altro malissimo perché era una cosa terribile, ma io ero contentissima di averlo e quindi lo guardavo ed era veramente il mio film la mia favola preferita. E quindi di conseguenza anche l'album di figurine era il mio preferito. Prima di farvelo vedere, vi racconto un pochino come io ho vissuto questo album. Quando mio papà tornava a casa dal lavoro alla sera, mi portava sempre un pacchetto di figurine da attaccare su questo album. Io ero veramente felicissima, aspettavo con ansia questo momento e poi ci mettevamo lì insieme e attaccavamo le figurine. Mio papà è molto preciso, quindi le attaccava molto bene. E insomma era un momento per stare con lui, io ero davvero contenta di questa cosa e nonostante siano passati tantissimi anni, perché adesso io ho quasi 40 anni, quindi comunque di anni ne sono passati parecchi, io ancora adesso queste serate me le ricordo, quindi è veramente un bel momento, un bel ricordo. L'album è questo, è tenuto abbastanza bene considerando che sono passati quasi 40 anni, quindi insomma, però è molto vissuto ovviamente perché stiamo parlando quasi di un'altra epoca. E l'album all'interno era fatto in questo modo, io spero che si veda, c'era, vabbè, una scritta ovviamente qua con un po' di storia e poi c'era la favola di Cenerentola proprio riportata sotto con tutte le figurine da attaccare, quindi si partiva dall'inizio. E si andava avanti poi nella storia in questo modo. Ve lo faccio vedere magari un pochino velocemente perché ho altri album da mostrarvi, altrimenti veramente questo video diventa una cosa lunghissima. Però insomma, tanto per darvi un'idea di come era fatto, c'erano tutte le fasi, diciamo, della favola di Cenerentola. Arriviamo magari al momento, ecco quello un po' più così, quando la fata, insomma, la fa andare al ballo, le trasforma la carrozza, la zucca in carrozza, eccetera. Poi qui c'è il momento del ballo, insomma, c'è tutta la favola di Cenerentola riportata sulle figurine e poi c'è ovviamente la figurina finale, lieto fine, eccetera. E questo album è completo. Quando ovviamente mancavano poi le ultime figurine, era più difficile non trovarle doppie e quindi insomma poi quando ne mancavano poche si poteva scrivere direttamente, in questo caso è un album Panini, quindi si poteva scrivere direttamente e mandavano le figurine mancanti. Mi sembra che fosse fino a 15 figurine si poteva fare la richiesta e questo è il mio preferito. Poi ce n'è un altro che mi è piaciuto tantissimo, anche questo lo facevo con mio papà. Ed è l'album della preistoria. Questo
Questo album mi era stato regalato davanti alla scuola, cioè, mi avevano dato in omaggio l'album con un pacchetto di figurine e io poi avevo con io, i miei genitori più che io, mi avevano comprato tutte le figurine di questo album e ricordo che questo anche lo facevo con mio papà, piaceva molto anche a lui questo album, quindi insomma lo facevamo insieme. E qui c'è proprio la storia, cioè la preistoria, parte dall'astronomia. Poi c'è come si è formata la Terra, ci sono tutte le figurine, la vita del mare, insomma, i rettili, i dinosauri, insomma, è tutto molto, molto interessante perché poi sotto, lo avvicino, sotto ad ogni figurina c'era praticamente la storia dell'animale, del rettile, del dinosauro, insomma, dell'animale in questione. Ed era veramente molto molto interessante. Poi c'era una parte dedicata alla scomparsa dei dinosauri, che io spero lo vediate, perché scusate ma con queste luci. Poi c'era una parte dedicata ai due mondi, quindi c'è una parte dell'Australia e l'America del Sud, quindi era molto storico effettivamente come album, però a me piaceva molto, c'era la comparsa dell'uomo. Insomma, molto carino il corpo umano e c'erano queste figurine che erano particolari. Ora qui non si vede perché sono già attaccate all'album, però erano figurine trasparenti, quindi a me queste figurine trasparenti davvero mi piacevano tantissimo. E poi insomma c'è qualcosa che riguarda le ere geologiche, il sottosuolo. E poi l'ultimo, l'inquinamento, insomma, era un album molto, molto interessante, soprattutto per quello che era scritto sotto le figurine. E poi ci sono le catene alimentari e i possibili danni che si possono fare alla catena alimentare in base a certi comportamenti come l'inquinamento, certe scelte industriali, eccetera. Quindi questo era storico, ma molto, molto carino. Poi c'era un altro album che mi era stato regalato davanti alla scuola ed è questo. Questo è molto più ironico invece, Le bande degli Scorpions. Non so se qualcuno di voi se lo ricorda. Poi era uscita anche la seconda versione, io però ho solo la prima. E questo album mi piaceva perché mi faceva ridere tantissimo, perché c'erano dentro dei personaggi veramente particolari. Non so, adesso ve ne faccio vedere qualcuno, tipo Letizia Immondizia, e c'era, ve la avvicino così la vedete meglio. Ed erano veramente tutti così. E mi ricordo che io a quell'età ridevo veramente tanto perché insomma ero una bambina e poi questi personaggi mi piacevano veramente molto. E anche questo io l'ho completato tutto. Questi sono alcuni dei personaggi. E questo insomma è un altro dei miei album che sono riuscita a completare e che andava molto molto di moda in quegli anni. Poi c'è un altro album che ha una storia particolare che è quello di Lupo Alberto. Questo, io non sono mai stata una grande appassionata di Lupo Alberto, ma nonostante questo io desideravo con tutta me stessa questo album. Ce l'avevano tutti a scuola da me, io ero l'unica che non ce l'avevo e non riuscivo a trovarlo perché ho girato veramente le edicole di quasi tutta la città e non ero riuscita a trovare questo album. Quindi avevo chiesto a mia madre, a mio padre, anche a mia nonna addirittura di vedere se riuscivano a trovarlo da qualche parte. Poi finalmente, dopo svariate ricerche, sono riuscita a trovare questo album in un'edicola, insomma, di un quartiere della mia città e finalmente ho potuto anch'io avere questo album e anche questo è un album che ho completato, quindi compravamo le figurine e io le attaccavo. Qui ero alle medie, quindi ero più grande, quindi anche un po' più autonoma nell'attaccare le figurine e le attaccavo. Questo, insomma, è l'album e mi piaceva tantissimo perché rispetto a tutti gli album di figurine che io avevo visto, questo sembrava un libro. Perché intanto era ad anelli, quindi questa cosa a me a quei tempi mi era piaciuta tantissimo. E poi comunque c'erano delle parti all'interno dedicate non solo un po' alla storia di Lupo Alberto, ma anche dei giochi che proponevano di fare. Ad esempio, adesso ne sto cercando uno per vedere se lo trovo, ad esempio ce n'era uno, una pagina in cui si chiedeva di disegnare la propria stanza. Ce n'era un'altra in cui si chiedeva di disegnare la nostra immagine, insomma, quindi a me piaceva tantissimo anche perché era, diciamo, un pochino più interattivo, cioè potevo partecipare.
Ad esempio, ecco, questa è una pagina dedicata al Natale e qua si chiedeva: scrivi quali sono i regali in ordine di preferenza e quali regali in ordine di costo, che io volevo, che ho ricevuto, insomma, e quindi c'era da compilare, diciamo, questa lista. Poi c'era una parte dedicata all'oroscopo con le figurine, appunto, dedicate all'oroscopo e anche queste veramente mi piacevano tantissimo. Poi c'era questa pagina in cui era il classico percorso da fare, diciamo, trovare l'uscita, quindi era un po', diciamo, come un po' interattivo, ecco, vi dicevo. Anche questo uguale, c'era il percorso, trovare il percorso con la penna, quindi trovare l'uscita. Insomma, davvero questo album mi piaceva tanto. Nonostante Lupo Alberto, come dicevo, non fosse uno dei miei personaggi preferiti, non è che io fossi così patita di Lupo Alberto. Però davvero questo album mi aveva veramente colpito. Questa è la pagina che vi dicevo in cui si chiedeva di disegnare la stanza. Questa è la stanza vuota e qua c'erano i pezzi da ritagliare e da attaccare. Io, per non rovinare l'album, perché a quei tempi avevo queste manie di non rovinare l'album, ricordo che avevo fatto due fotocopie e avevo fatto questo giochino però su fotocopia in modo da non farlo direttamente sull'album. Io non so perché avessi questa mania, la fotocopia qui non c'è, non l'ho trovata, quindi probabilmente sarà andata persa. Oggi probabilmente disegnerei la mia stanza direttamente sull'album perché sono molto meno maniaca di quanto fossi a quei tempi. Però insomma, questo è un altro album che davvero mi era piaciuto, mi piaceva tanto. L'ultimo che vi voglio mostrare è questo, Il mondo degli animali. Questo mi era stato dato davanti alla scuola in omaggio. Avevo poi comprato qualche figurina, però questo è l'unico album che io non ho completato. Ve lo faccio vedere brevemente. Come vedete, non è completo perché mancano dei pezzi. Qua ci sono solo degli animali, quindi per ogni, diciamo, per ogni razza di animale ci sono delle scritte sotto, però insomma non è completo. Quindi qua ci sono altri animali, come potete vedere. Questo album, nonostante gli animali comunque mi piacessero, non tanto avere degli animali, mi piacevano gli animali in senso generale, nel senso che mi incuriosiva magari vedere i documentari sugli animali, i disegni degli animali, quelle cose lì, però questo album non mi aveva coinvolta, quindi avevo comprato qualche pacchetto di figurine e poi lo avevo abbandonato perché non mi aveva coinvolta, appunto. Quindi insomma, questi sono gli album di figurine che io ho avuto negli anni 80, anni 90. E fatemi sapere se magari se c'è qualcuno della mia generazione, se anche voi avevate qualcuno di questi album, oppure quali sono i vostri album preferiti, quelli che erano i preferiti, insomma, a quei tempi. Mi farebbe piacere appunto se lo condividete. E concludo con i miei album di figurine. E, insomma, questo video è stato un po' diverso dal solito perché, insomma, avendo trovato questi album, volevo appunto condividerli con voi. Vi mando un bacio e vi do appuntamento al prossimo video.